Buongiorno fanciulli, come state? Qui è davvero prestissimo, ma voglio realizzare un interattivo per voi. Oggi sarò molto impegnata, ma la mattinata la voglio dedicare proprio a noi. Interattivo a due varianti, abbiamo la variante fucsia e la variante azzurra. Andiamo a parlare, vediamo qualcosina in più su di lui o su di lei, a seconda dei vostri interessi e della vostra curiosità. E lasceremo che le carte parlino liberamente. Voi potete ascoltare e vedere se risuona un po' con il vostro vissuto. Ovviamente le varianti sono utili per evocare quelle famose sincronicità che spesso ci aiutano a fare il punto sulla situazione, lì dove in realtà le decisioni dentro di noi le abbiamo già prese, ma dobbiamo solo passare all'azione. Perfetto, io vi ricordo che qui sotto ci sono gli estremi per contattarmi per i consulti personali. Il video validità dal momento in cui voi lo ascoltate. Per il resto direi di iniziare e vediamo se questa domenica mattina, ovviamente il video non è legato al giorno di oggi, alle 7 sarà una domenica calma, finalmente senza rumori e molesti. E iniziamo dalla variante numero 1, cioè la nostra stellina fucsia. Vediamo un po' con chi abbiamo a che fare. Lui chi è? Come direbbe e canterebbe Renato Zero. Lui è, beh, una persona che può avere un buon lavoro, ricoprire un ruolo importante, una persona concreta, una persona di azione, anche una persona fortunata, nonché una persona che potrebbe portare fortuna nella vostra vita. Sembrerebbe una persona impegnata, ma se c'è una storia, e ovviamente non è ufficiale, questa cornucopia che fuoriesce da questa casa, da questo confessionale, fa capire che comunque non è uno che si risparmia circa il fatto di darsi. In che senso? Non a tutte, ovviamente, ma a voi che ne siete l'amata, l'innamorata. Il denaro può essere anche inteso come qualcosa di molto importante, quindi magari la carriera per questa persona può essere qualcosa di molto importante. E un'altra indicazione utile, magari con questa persona voi avete a che fare sul posto di lavoro. Potete magari dipendere anche da lui, dalle sue decisioni in generale per quanto riguarda la vostra carriera. Che altro possiamo sapere di lui o di lei? Allora, la carta della disgrazia può parlarci di una conflittualità che c'è stata, quindi di un litigio, di una parola di troppo, di un'offesa, una discussione, ci siamo allontanati. Vediamo un po' che cosa è successo. Se abbiamo litigato con il capo o se abbiamo litigato con l'amante. Perché ci sono queste fiamme dietro la schiena che ancora bruciano e questa contorsione del nostro corpo che sta veramente soffrendo e molto. Però è in una posizione molto scomoda per fare un passo in avanti, come a dire io mi sto proprio trattenendo, sto facendo forza su di me, state facendo no contact, state cercando un pochettino di mettere la distanza perché lui non prende delle decisioni importanti, perché sembrerebbe anche un atteggiamento del genere. Io mi contorco su di me perché mi sono imposta un'immobilità che non mi permette di guadagnare spazio nell'azione, non posso comunicare, non posso venire a guardare i tuoi social. Sto facendo una fatica immane. E perché state facendo questa fatica immane? E beh, ragazze, è ovvio che magari siete l'amante, magari non c'è un'altra donna né una donna ufficiale, ma siete l'amante nella misura in cui lo frequentate, ma lui non ha ufficializzato la storia. Quindi quando viene fuori la carta dell'amante non è necessariamente triangolo. A parte il fatto che può essere benissimo quadrilatero, eccetera, possiamo aggiungere tutti i lati che volete, non per forza tre, tre è il minimo, ok? Ma in realtà può essere anche semplicemente una storia che lui ha, ma non ufficializza mai. E quindi voi stanche state cercando di metterlo un po' alle strette. È che lui rispetto a voi ha una forza interiore non indifferente, in quanto nella coppia è colui che comanda per carisma, per autorità, perché glielo permettete, perché gli avete sempre dato credito. Allora, e questo l'ho specificato perché spesso in alcuni commenti, però sempre delle solite persone, va detto: ah, in questa variante l'amante non esistono solo le amanti. È giusto,
Però d'altronde, vien fuori l'amante, non posso dirvi, è la nonna. Quindi, fanciulle, qui la situazione è, mi sto trattenendo. Questa è una storia, vedo o non vedo, con questo ventaglio, no? Avete presente la scena della contessa all'opera di Woody Allen in Amore e Guerra? Guardate e capirete cosa intendo. A mezzanotte da lei, mezzanotte meno un quarto, lei ci sarà? Ovvio. Beh, è una scena bellissima. Quindi tra di voi c'è stata questa storia, che in questo momento effettivamente è in stand-by. Ma lui come l'ha presa? Abbiamo un 15, recuperiamo anche la sessualità, perché ovviamente tutto ciò che ha a che fare con la materia, posposto ad altri piani, ad altri livelli, può avere a che fare con la sessualità. E una muta e rassegnata fedeltà, nonostante la catena che vi siete imposte legate a quel palo. Ma questa carta può darci anche un'altra informazione. Sono io che mi sto trattenendo, che non scodinzolo e non faccio festa e non corro come no, un cane mosso dallo stimolo pavloviano, dall'abitudine. Tu mi fai un cenno, io corro da te. No, caro, io questa volta sono un lupo, pretendo la mia libertà, la mia indipendenza e voglio essere un capobranco e non un gregario. Quindi qualcuno si è imposto proprio questo comportamento, qualcuno sta facendo proprio il no contact in attesa del padrone che torni, fino a quando lo vedrete come padrone, voi come cagnolino gli darete un'autorità maggiore di quella che normalmente dovrebbe avere uno dei due nella stessa coppia, però potrebbe anche darsi che questa contorsione e impossibilità di movimento sia causata dal fatto che non state facendo no contact, ma non vi potete proprio muovere perché non vi potete mostrare la luce del sole, infatti ecco le stelle. Anche se va detto che c'è a livello profondo di anime un'affinità non indifferente, e questo anche nel momento in cui voi siete molto adirate con lui, lo dovete riconoscere, perché nei momenti in cui avete deciso di chiudere, poi alla fine non ci siete riuscite. È una chiusura, come direbbe Califano, come ha fatto scrivere sulla sua lapide, non escludo il ritorno. E questo ritorno equivale in questo momento al costeggiarsi fianco fianco in parallelo, come accade nell'Arcano delle Stelle, fino a giungere ad una conclusione che voi vorreste vedere, no? E in questa conclusione che volete vedere c'è l'incontro nella vostra mente. Però vi state tenendo tutto dentro proprio perché non lo potete manifestare. Quindi lui come sta reagendo? Lui in realtà non si sta assolutamente strappando i suoi bei capelli dalla testa, e se non ha i capelli la barba, se non ha la barba tutto il resto, non se li sta strappando questi peli in più. Però fondamentalmente lascia che le cose siano. Quindi lascia semplicemente che la vita vada avanti, non ha paura di perdervi, crede nella vostra fedeltà. Ha consapevolezza che comunque non state bene. Vediamo se questo individuo è un individuo che può approfittare di questa certezza che il vostro atteggiamento o di chiusura o comunque in generale il modo in cui state vivendo questa storia o non storia vi lacera da dentro e quindi vi fa anche soffrire. Vediamo se ha consapevolezza di questa cosa e come potrebbe utilizzarla a favore o contro di voi. No, in realtà un pochettino è in pena. Lui ha capito che voi non state bene, ma allora il problema qual è? Ci sono davvero delle difficoltà che lo mettono nella condizione di non poter stare al vostro fianco? Oggi ho una voce terribile, però ieri ho preso l'acquazzone due volte. Quindi abbiate pazienza di questa voce così bassa e maschile. Comunque, si sta spostando in una condizione poco chiara, anche lui è piuttosto incerto, sembrerebbe vagamente agitato. Allora vuol dire che se vi siete chiuse nei suoi confronti, questa chiusura effettivamente durerà un po' e qualche piccolo frutto sta iniziando a portarlo, ma lui vi ama comunque. Quindi qual è il problema? A meno che questa qui è la donna ufficiale, vediamo meglio. Allora, chi è lei? È la signorina sua? È la vedova, nel senso che se io ho un'altra donna è come se avessi chiuso con te? Perché dobbiamo comunque dare un senso alle carte del mazzetto per descrivere il personaggio. Non verrà mai la carta della moglie, però può venire la carta della casa, focolare domestico, la Letizia, vediamo un po'. Allora, regalo e amore. Ma
In realtà, fanciulle, in questo caso lui sembrerebbe, se ha moglie, in questo momento piuttosto preso dalle questioni familiari, perché o ci stiamo avvicinando, no, a un periodo di vacanza, magari è proprio in vacanza, sapete, c'è la Pasqua, devo stare con i miei cari, o c'è qualche ricorrenza, oppure in questo caso è come se dovesse recuperare con questa donna ufficiale, vediamo un po'. A meno che lei ha fiutato qualcosa e se è libero invece possiamo dire che il movimento lo porterà a fare un gesto positivo verso di voi. Quindi le due varianti, le due versioni della prima variante in realtà. Se è una persona impegnata deve comunque dimostrare in qualche modo anche lui presenza e partecipazione nell'ambito della famiglia per vari motivi e magari il viaggio è proprio la vacanza, magari dobbiamo fare, che ne so, la settimana in montagna a Cortina che c'è la neve e poi adesso c'è Pasqua. Oppure semplicemente se una persona libera invece questo gesto, questo viaggio lo sta facendo verso di voi. Ora continuiamo a cercare di capire, nel cercare di capire se c'è un problema, di che natura è questo problema. Allora, la giustizia. Allora sì, per la maggior parte lui è impegnato e la giustizia equivale nel trattare in maniera equa tutte e due le parti in causa e questa situazione dura già da un bel po'. Lui in questo momento deve comunque stare dentro casa. Evidentemente ci sono vari motivi per cui deve comunque non negare la sua presenza e la cosa gli conviene perché vediamo un po' se rischia il fatto di essere scoperto o qualcosa di simile. Gli conviene perché in realtà sembrerebbe quasi mancante, ecco, nei confronti della famiglia, quella ufficiale. Comunque questa donna, se c'è la moglie, è innamorata e non è neanche in questo momento mal disposta nei suoi confronti. Forse non sa effettivamente di tutti i suoi movimenti. No, la famiglia reclama. La famiglia reclama la sua vicinanza, carta del mondo, e questa carta può avere tanti significati. Allora, innanzitutto il mio mondo, perché questo è un mondo, è una sfera sua personale e privata. E ci sono delle difficoltà ovviamente che si cerca di superare, sentimento c'è, non neghiamo i piccoli attriti. Abbiamo poco spazio inteso come vicinanza, quindi è richiesta la vicinanza a casa. E non sa di voi, non credo sappia di voi, ma voglio vedere perché c'è questo fuoco che comunque fa capire che non è che dentro casa tutto va proprio nel migliore dei modi. Anche perché in questo mazzetto il varano, il primo problema che c'è qui davanti è proprio il piccolo animaletto incendiario. Quindi qual è il problema di questa donna che lo vuole al fianco, pretende che lui sia al suo fianco, però è anche piuttosto sconsolata per quanto poi alla fine lui non faccia mancare nulla a livello pratico e concreto alla famiglia. Qual è il vero problema? L'armonia dentro casa. No, no, è lei, ve l'ho nominata prima, no? Vi ho detto signorina o vedova e vi ho detto la carta della Letizia, che è il 21 che è il mondo, questo è il motivo. Allora, non possiamo dire che questo uomo non provi niente per questa donna, quindi magari se volete scoprire qualcosa di più vi state chiedendo, ma mi sta imbrogliando, ora vediamo se con voi è solo sessualità. Dei sentimenti ci sono per la famiglia, ma se questo uomo ha moglie e anche figli e in questo momento vorrebbe avervi detto mi sento in colpa, devo recuperare, vorrebbe aver fatto dietro fronte, la carta della disgrazia nei vostri confronti è proprio questa immobilità alla quale vi ha condannate perché voi non potete fare nulla e lui è tornato alla sua quotidianità. Fatto sta che il clima dentro casa è piuttosto tranquillo e non posso neanche escludere e negare che lui possa amare questa donna. Cosa prova per questa donna? Eh sì, c'è stato un cambiamento radicale. Da questo fuoco, da questa crisi, sembrerebbe essere rinato. Ho paura che questo uomo abbia effettivamente iniziato una storia con voi, abbia dato quello che ha voluto nel mentre ha voluto in maniera anche sincera, ma ha fatto poi dietro front, recuperando e rafforzando il rapporto ufficiale. Sì, ragazze. Perché qui comunque si va d'accordo e questo andare in parallelo lui l'ha portato avanti con entrambe le fazioni, un po' qui, un po' lì.
Quindi alla fine non è tanto una necessità questa di equità, ma è proprio un atteggiamento che ha avuto ed è come se questa persona si è concessa la storia clandestina prima ancora che per amore eccessivo verso l'altra donna. Io non so chi siete voi, spero siate la moglie a questo punto, ma per mettere un po' alla prova il matrimonio che si è riacceso, no? Si è rianimato. Di conseguenza. Lui effettivamente verso di voi cosa ha preso, cosa ha fatto, cosa siete state? Aveva bisogno di un'amica, di una compagnia, ha rischiato grosso, ha smesso nel momento stesso in cui ha rischiato di essere scoperto, ha voluto evitare che le voci e i pettegolezzi giungessero dentro casa. Non voglio dire che sia felice di avervi lasciate, ma dinanzi a una scelta ponderata ed importante, lui in questo momento è tornato in famiglia. Sì, perché ha iniziato ad avere paura di eventuali tradimenti da parte di qualcuno che avrebbe potuto rendersi conto della vostra storia parallela. Ma nell'oggi, come resta nei vostri confronti? Ha dei bellissimi ricordi e sessualmente e sensualmente si è trovato benissimo. Lo so, sembra brutto, no? Come quando vai al ristorante. Mi sono trovato benissimo, lascio una bella recensione. Ha paura comunque che voi possiate ricattarlo, condizionarlo e vendicarvi. Nel suo animo, ora verso di voi, oltre che questa carta può sempre rafforzare il concetto di prima, qualcuno nell'ombra può scoprire quello che noi abbiamo fatto. O qualcuno magari l'ha intuito, me lo ha anche accennato, mi ha messo in guardia e quindi io sono tornato alla mia vita, ma non la moglie. È stato un po' egoista, ecco, voi sapete, questa carta ci parla anche di narcisismo, non vogliamo parlare di questo, non è la domanda fatta, ma alla fine sì, il gran signore si è visto i fatti suoi. Quindi abbiamo visto qualcosa in più su di lui. Poi magari faremo un interattivo, vediamo un messaggio un po' più approfondito stasera anche a variante unica, riferito a questa prima variante su come andrà la storia. Andiamo a vedere adesso per la seconda variante che abbiamo. Chi è questa persona? Vediamo un po'. Scopriamo qualcosa in più di lui o di lei. Carta di malessere, di malattia, un periodo di stop necessario per non peggiorare la situazione. Ma la carta della malattia ci parla anche del dover recuperare. Devi prenderti il tuo tempo, devi pensare a te, in senso buono. La preoccupazione di qualcuno verso di noi? Per caso siete tristi, giù di morale, stanche, vi siete sottratte dalla vita di società? Tutto tende a voi, come il parquet di questa stanza che è a terra forma delle frecce, che indicano proprio voi. È rabbia e bile la nostra coperta? O è la speranza di attirare l'attenzione di qualcuno per capire se questo qualcuno veramente ci vuole bene? Vediamo un po'. Allora, qui voi siete in osservazione sul chi va là e volete capire se la persona che vi interessa, con la quale vi state relazionando, è veramente una persona che vi ha a cuore e che farebbe, non dico tutto, ma qualcosa di importante per voi. Abbiamo il militare e abbiamo l'accampamento. Soldati di uno stesso accampamento condividono una stessa missione e nel momento del pericolo si devono soccorrere. Lui o lei è pronto, pronta effettivamente a venirmi in aiuto nel momento in cui io dovessi avere bisogno? Vediamo se state semplicemente testando questo personaggio o se veramente siete in un momento di bisogno. Cerchiamo di capire. Stiamo facendo un test a questo uomo? Quindi stiamo un po' bluffando senza cattiveria? Ma stiamo cercando di capire dov'è che si può andare e come si può giungere. Siamo alleati effettivamente? Quindi un punto di incontro, condividiamo, no, lo stesso cammino, siamo pronti, no, a difenderci o vogliamo farci la guerra? Cosa c'è tra noi? È un'attrazione per prendere dall'altro o per dare? Perché sono due coppie ben differenti. Una coppia, quella in cui ciascuno prende, beh, si fa un po' razziare l'accampamento dell'altro. Quindi più che commilitoni, siamo, potremmo dire, confinanti. E quindi magari tra confinanti, senti, ma chi hai un pomodoro in più? E tu che hai un cavolo in più, un uovo, facciamo un piccolo scambio. Si crea comunque questa dinamica, però ognuno sta nel suo.
non ci si lascia mandare più di tanto e non si permette all'altro di sconfinare nel mio terreno, quindi non si fa mai di due una cosa sola, ma due metà che vanno così un po' spalleggiandosi in avanti e si guardano un po' in cagnesco. Non osare, no, rubarmi mezzo metro di confine perché poi è finita. Oppure c'è l'altra coppia, quella in cui si vuole dare, 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 a un certo punto ci si fonde e si dice: senti un po', ma abbiamo due appezzamenti piccoli e se ne facciamo uno grande? Via le reti, via i limiti, via le difficoltà. Vediamo un po' che tipo di coppia siete voi, se a prendere o a dare. Beh, abbiamo una carta di celebrazione, quindi comunque lo stato d'animo di felicità, sembrerebbe proprio che il test lui lo abbia superato. E allora, che vi ha dimostrato quest'uomo o questa donna? Messo da voi sotto osservazione. Questo uomo, questa donna vi ha dimostrato di voler investire in questa storia e che si fida ciecamente di voi. Tant'è vero che vi ha mostrato le sue virtù, le sue ricchezze e vi ha dato libero accesso al suo campo, senza paura che voi possiate entrare a rubare i pomodori e le galline, a fare razzia. Assolutamente. Non siete dei vandali e quindi questa non è un'invasione per depredare. Quindi questa persona si è mostrata molto sincera e ben disposta. E quindi vi ha messo e vi ha fatto sentire al centro del vostro mondo, vostro personale proprio di voi e vostro come mondo allargato. Che intenzioni ha nell'oggi questa persona? Vediamo un po'. Poi vediamo le vostre paure. Allora, questa persona potrebbe venire dalla chiusura di una storia, quindi questo è libero, però ci sono delle esperienze del passato che un pochettino hanno rappresentato dei traumi, dei lutti. Vediamo se li ha superati, se sono stati metabolizzati. Direi proprio di sì, si può ricostruire. Ora, io non so chi di voi abbia chiuso la storia, magari solo lui, magari tutte e due, vi guardavate un pochettino così in cagnesco, magari uno più dell'altro per diffidenza, perché sai, l'altro mi ha fatto, l'altra mi ha fatto soffrire veramente tanto. Invece nell'oggi sono pronto, sei pronta. Io posso mettere la mia dote e tu la tua dote e possiamo fare appunto di due uno. E quindi io mi prenderò cura di te per sempre. Ragazze, qui arriva la proposta di matrimonio, o ve la fanno o la farete, perché nessuno vieta alla donna di chiedere in sposo un uomo. Fatto sta, finché morte non ci separi, in che senso? Finché morte non ci separi, cioè in salute e malattia, quello voglio dire. Quindi abbiamo la possibilità in questa storia di creare qualcosa di bello, pulito, tranquillo, equilibrato, senza ombre, senza dubbi, questo focolare domestico che ci porterà a prendere una decisione importante. Vediamo se arriva la richiesta di matrimonio o di fidanzamento ufficiale. Che cosa sta per giungere lui? Cosa sta per fare? Vediamo un po'. Eh sì, ragazze, a parte che sei il focolare domestico, a parte che io arrivo come lo sposo, no? In chiesa accompagnato dai parenti, è bellissimo, un alto uniforme quasi sembrerebbe, no? E a coronare un sogno, ma non solo, io ho la corona sulla testa e ho l'altra che devo mettere sulla tua di testa. E la cosa particolare in alcune culture, nel matrimonio, in questa ritualità, al di là delle Hawaii dove ci si riempie di fiori, c'è proprio questa gestualità, no? Di mettere qualcosa sulla testa, sempre legato a fogliame e fiorellini vari, dello sposo o della sposa. E sembra proprio un quadretto idilliaco. Di conseguenza, a cosa ci chiama questa seconda variante? Cosa potrà mai accadere tra voi due? Poi vediamo se ci sono dei rischi. Andiamo a vedere anche le eventuali ombre su questa storia. Beh, bello chiudere già così, però per correttezza dobbiamo cercare di vedere tutti e due i lati della medaglia. Ma io vedo una tempistica non proprio breve breve, ma con un punto d'arrivo importante. Voi questo uomo lo avevate già puntato. Adatto per voi, è l'ideale di perfezione. Siete indipendenti, qui lavorate tutte e due e lavorate anche abbastanza bene.
Voi siete contente perché dal punto di vista della carriera, del lavoro, vi siete realizzate. Avete mille progetti, siete delle donne dinamiche che hanno sempre un'idea proiettata verso il futuro. Non è mai il punto di arrivo, ma sempre una chiusura per una ripartenza. Vale nel lavoro e vale nell'amore. Però le fregature prese, ecco, in questo caso sono divenute all'inizio un po' il filtro per comprendere con un atteggiamento un po' diffidente. Voi vi siete mostrate molto meno nel vostro potenziale circa il coinvolgimento. Lui forse è stato quello più coinvolto fin dall'inizio, perché voi volevate capire, cioè questo ci fa o è proprio innamorato. E piano piano avete entrambi mostrato l'uno all'altro le proprie qualità. E la carta della ricchezza è anche questo: vi siete messi a nudo, vi siete fidati l'uno dell'altro, via tutte le armi, le protezioni, e avete capito che voi due insieme potete divenire, ma già lo siete, una coppia esplosiva in positivo, che a lungo andare e in proiezione futura, prospettiva futura, può realizzare grandi cose anche economicamente. Ebbè. Che dite? Mi invitate al matrimonio? Siamo al brindisi. Poi, a seconda dell'età e degli interessi e un po' degli obiettivi che ognuno di noi pone dinanzi a sé, qui oltre che al concetto di fedeltà, di famiglia allargata, l'amicizia, e potreste diventare un centro nevralgico di aggregazione molto positiva, ma potrebbero arrivare anche figli. Quindi, fantastico. Allora la domanda è. E questa è la variante per tutte le persone che si lamentano dell'amante, eh? Qui l'amante non c'è. Voi a livello animico che cosa siete? Anime gemelle, anime karmiche, due parti di uno stesso tutto? Vi fondete come il bianco con il nero con il bianco? Una possibilità di rinascita, un profondo slancio interiore, una ripartenza che se ne frega altamente del rischio di inciampare. Non ho paura perché il sentimento che mi muove è sincero. Celebro nuovamente la vita. Ho avvicinato il baratro e sono andato oltre, perché tutto ciò che è finito nel passato non è stata la fine, ma solo la chiusura di un piccolo segmento nel mio cammino. E sono pronto nell'oggi a prendermi responsabilità di nuove prove, a supportarti e anche sopportarti, a fare il mio dovere di capofamiglia, uomo e donna. In alternanza, il condizionamento, il 15, ha a che fare anche con tutto ciò che nel nostro passato e del nostro passato ha rallentato un po' il nostro andare. Vediamo se questo condizionamento è ancora nell'oggi un po' un'ombra o se è veramente un discorso chiuso. Mi sono già fatto le ossa. Con tutte le esperienze difficili del passato, nell'oggi ho chiaro il mio obiettivo, ho recuperato la mia regalità, la corona la voglio condividere con te. L'evento brutto già c'è stato ed è stato un evento karmico e formativo, la caduta per rialzarsi. Quindi questa persona, e probabilmente anche voi, ha l'animo del pioniere e quando si butta in una avventura intesa come un nuovo inizio, lo fa veramente con fiducia e si butta a capofitto. Quindi si impegna al 100%. Questa situazione del passato che gli ha sottratto molta energia è chiusa, ha aperto una nuova porta che conduce a una nuova esperienza. Vediamo se ci stiamo rialzando e se si vola. Eccoci qua, l'avventura. Abbiamo detto che nelle avventure si butta a capofitto. Un'avventura del passato, chiusa, formativa, difficile, rocambolesca. Potrebbe anche essere un vedovo, non lo possiamo sapere. O un amore difficile che si è chiuso. Ed ecco a voi nuovamente, lo abbiamo proprio appena detto. È una persona che ci crede vivamente, inizia una nuova avventura con voi, dove per avventura non vuol dire un qualcosa di superficiale. Assolutamente, ma di ingenuo, sincero. Il fanciullo che è lui rinasce, rinasce al vostro fianco. Allora chiediamo ancora qualcosa, e questo qualcosa è: ma c'è qualche ombra che potrebbe dal passato ancora proiettarsi verso il futuro? E poi vediamo un destino plausibile, o il destino plausibile, per chi sta seguendo questa variante. Ma solo nel ricordo. A parte che adesso si è rimesso Giovin Bruno anche lui al centro del suo mondo. Si
Siete molto simili, ecco perché si può ripartire. Si è fatto veramente muscoli da questa esperienza. All'epoca non era così forte e per molto tempo ha dovuto appoggiarsi alla memoria di questo ricordo, che comunque gli sottraeva abbastanza energia. Quindi qui la storia che è finita, l'esperienza che ha avuto, può essere anche di altra natura, non lo so, un genitore, un figlio, qualsiasi cosa. Comunque un'esperienza che lo ha provato tanto. Nell'oggi sono pronta a dimostrare che i miei comportamenti sono corretti e non è come sembra, ma cosa non è come sembra? Oppure sono talmente tranquillo e sicuro di me che dinanzi a qualsiasi accusa che proviene dal passato io posso perorare la mia causa. Vediamo, vediamo, perché c'è una mezza ombra, un po' di opacità. Che cos'è? La gelosia di qualcuno che può riaffiorare. Ok, la persona che lo ha trattato male, che si è approfittata di lui, che lo ha lasciato a piangere letteralmente su quella colonna, è una persona che fin quando è rimasto solo è rimasta a distanza e ora che sta riprendendo a vivere potrebbe, no, voler ribadire il suo possesso, un po' manipolatoria, un'energia un po' pesante, ma sappiate che lui saprà difendersi da solo e potrebbe riavvicinarsi non per amore, ma solo per gelosia per il fatto che lui adesso sta con voi. Ora, a cosa siete dunque destinati? Voi due, nonostante questa persona che a distanza si fa un pochettino i fatti vostri. Ma è uscita già prima la celebrazione, no? Voi siete destinati a questo brindisi, a questa celebrazione, a questa festa, a raccogliere frutti, a gioire. Dopo molte difficoltà, l'equilibrio ritrovato nel sentimento che ha avvicinato questi due pentacoli che nel centro di questo infinito si sovrappongono e fanno appunto di quello che abbiamo detto all'inizio, due parti uno, nello slancio ritrovato grazie a voi, vi ricordate la torre di prima? Il personaggio si rialza. È pronto ad iniziare una nuova opera, spesso quando si parla di cattedrali o di massoneria o comunque di argomenti simili, si parla di opera. E il progetto è un progetto importante che fa riemergere la voglia di costruire dando un taglio a cosa? Vediamo un po', visto che si sono gettate tutte queste carte. A cosa lo diamo il taglio? A questa donna del passato, al nostro passato? A qualsiasi tentativo di contatto da parte di questa persona che viene da lontano? Sì, lei cercherà di contattarlo, ma lui sarà perentorio e taglierà. E lo sapete perché lui può comprendere benissimo il vostro malessere, la prima carta che abbiamo visto? Perché ha tanto sofferto. Lui che sentimenti ha? E poi chiudiamo davvero, per questa donna del passato che potrebbe cercare di riavvicinarlo solo perché sta riprendendo a vivere. È nella sua memoria e non possiamo dire che non le abbia voluto bene. Quando l'ha amata sinceramente e voleva costruire con lei un futuro. Però ormai l'ho lasciata andare, mi ha lasciato andare, il ricordo ho lasciato andare, anche il sogno e le lacrime. Quindi in questo momento se l'è scrollata di dosso. D'altronde, la carta, quella del condizionamento, delle esperienze passate, quella con il leone, ci dava proprio questo personaggio che aveva dovuto portare, no, sulla sua schiena qualcosa di pesante, che nell'oggi si lascia scivolare di dosso. Fatemi sapere, fanciulle, che varianti interessanti e famo anche la rima. Ciao!